Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7. Direi che è arrivato il momento, finalmente o non finalmente, di buttarci in una delle due gare dedicate qua a Mount Panorama. Non so se vi ricordate tempo fa, da quando hanno rilasciato qui la Mazda che vedete nell'immagine, avevano aggiunto qui questa gara World Touring Car 700. Però, stavo pensando però, iniziamo con quella GT Cup Gruppo 3, visto che comunque è sicuramente anche più difficile. Vedete che ha 4 peperoncini su 5. Anche in questo caso, come nel video precedente, che tra l'altro vi invito a recuperare, ci sarà da sputare sangue, perché 4 peperoncini vuol dire che è veramente tanto tosta. Allora, come auto io voglio provare la Mustang Gruppo 3. Qui piano piano le proviamo un po' tutte, eh. Non dovrebbero mancarne molte. E difficoltà sì, dai, preferisco magari qualcosa di un po' più difficile. Oh, come arriviamo? Arriviamo, e pazienza, spero di arrivare primo. Difficoltà difficile, direi che possiamo iniziare. C'è anche una bella ricompensetta, 200.000 crediti. BDP applicato come nel video precedente, non puoi modificare nulla a parte il bilanciamento freni. Minchia raga, questa gara è veramente tanto tosta, ma tanto. Visuale interna, nessun tipo di aiuto. E naturalmente gomme puoi usare solo le dure. Ah, sono già le luci migliori, ok. Mica c'è una bella differenza, eh. Benzina quanto abbiamo? 4 giri e 8. Ok, rimetti il radar. Figa. Frenato sempre nello stesso modo, eh. Ma questo è Gran Turismo, le sue magie. Troia, un millimetro dal muro eravamo. Ok, un po' aggressivo. Porca troia, all'esterno l'ho passato. Vai, vai, vai. Cerchiamo di prendere la scia, se no rimaniamo indietro. Io so già come va a finire questa gara, come Deep Forest. Troverai quelli davanti e che non riuscirai a prendere, sicuro, guarda. Ok, mi sposto, sfrutto bene di qua, più o meno ai 150. Ho staccato prima perché Gran Turismo ha la frenata variabile. Quando gli gira il cazzo puoi frenare dove vuoi, se no poi cambia. Una particolarità di questa pista, cioè da quello che ho potuto constatare, cioè non c'è quasi un cordolo che puoi prendere. Perché o ti fanno girare o ti fanno perdere tempo. Dai, 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 prendi la scia, prendi la scia. Molto bene. Mia che paura. Cazzo. Oh, non mi dare penalità, non l'ho fatta apposta. Subito la scia, subito la scia.
Dai, cazzo, Mustang sul dritto. Con i motori che hanno, devono andare di più, eh. Sì, ci stiamo avvicinando, ma... Stacco prima. Figa. Oh, non è colpa mia, eh. Vedete, anche lì il cordolo all'interno. Preferisco evitarlo, raga. È troppo... troppo pieno, capito? Ti fa saltare male. Cioè, secondo me non conviene prenderli. Poi io magari sbaglio, però... Cioè, ho provato, non mi convincono. Secondo me sono i tipici cordoli da evitare. Anche qua, cioè non ho capito perché sono andato così lungo. Ho frenato come prima, ho frenato. Vai, 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 vai. Ok, più o meno ho capito come fare bene questa. Più o meno, eh. No, 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 no. Meno male ho scalato, andavo lungo lì, sicuro. Figa, non ci credo, lo stiamo prendendo, raga. Mi raccomando, concentrazione, eh. Dura anche molto di più rispetto a Deep Forest. 10 giri invece che 7. Il giro dura anche di più, sono più di 2 minuti, eh. Occhio, occhio. Ecco qua, lo sapevo. Ho frenato pure prima. Figa, non alzano il piede, eh. Cioè, piuttosto moriamo in due, dice. Tre giri e quattro. Ok, rimetto radar. Uff. Bella sta livrea, eh. Dovrebbe essere una livrea reale. Anche se poi l'auto in gioco è... sì, reale, ma... quando ho scritto gruppo vuol dire che è stata elaborata... da Polyphony Digital, quindi non è... il modello preciso preciso. Probabilmente per via delle licenze, è probabile. Figa, figa. Forse lì il cordolo era meglio non prenderlo. In questa sezione non uso l'acceleratore. Poi non so se mi fa perdere sta cosa, ma... continuo ad usare il freno, girare e basta. Non, l'acceleratore è proprio zero. Ecco, tipo il tempo che ho fatto al secondo giro, 2 minuti e 7 e 6. Mai fatto. Il più basso che ho fatto era 2 e 9 e 6, quindi un 2 e 9 alto. Non so come ho fatto a fare quel tempo, non lo voglio manco sapere. Ecco qua. Ho frenato esattamente come prima, ma... non lo so, raga, non lo so. Non lo so. Cioè, piuttosto che dirvi minchiate, vi dico che non lo so. Eh,
dai, auto americana contro auto italiana, almeno a livello di motori, figa, eh. Cazzo. Ragazzo, piano, non vinci la gloria eterna, Rimani nessuno. Come me, non è che cambia, nel senso, con calma. Un po' di sportività non guasta. Guarnita con un pizzico di umiltà pure. Figa. Ho frenato come prima, raga. Non lo so. Boh, non lo so. Real Driving Simulator. Ogni giro, boh, cambia l'assetto della macchina, cambia. Strano forte sto gioco, veramente strano forte. Due secondi, beh, te credo. Troppo bello per essere vero. Ok, qualcuno si è già fermato. Stacco prima, non lo so cos'è cambiato. Boh. Ma dai, è possibile così tanto lo sento il consumo gomma? Però mi sto avvicinando. Bene. Bene, 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 dai. Sì, ma non sono io che sto andando più veloce, è lui che sta perdendo il passo, Niente, lungo. Succede. Un bel avvertimento, che se lo fai di nuovo ti caccio, però per ora va bene. Sai a me che cazzo me ne frega? Nella realtà cosa sarebbe successo? Cioè, gli avrei dovuto ridare la posizione, Secondo voi o... Cioè, se vado lungo per sbaglio, cosa succede? Non l'ho fatta apposta, giuro, Allora, sicuramente metto radar, tanto mo... Mi devo fermare, minchia, ma quanto arriva veloce, raga, ma è impossibile. Mi sta tamponando dietro... Ecco qua. Dopo mi spiega la 4C come ha fatto ad uscire così velocemente dal rettilineo, Dopo me lo spiega. Testa di minchia. La vuoi buttare in rissa? Va bene, Non lo vuoi. Illegale quello che ho fatto, ma... Pazienza. Gran Turismo in pista è come... È come una rissa alla strada. Cioè, puoi fare quello che vuoi. Vince però l'ultimo che rimane in piedi. E bisogna sapersi adattare. Va bene. E stappiamoli il... Lo spumante, sì, il coso qua del rifornimento, paro preciso. Ma a finire che non arrivo, carburante esaurito, sicuro.
No, giuro, in quel rettilineo mi deve spiegare come ha fatto ad arrivare così veloce. Auto come la 4C, vabbè che c'è il BDP, però. Auto come la 4C, la Z4, GT3, che sono auto quelle un po' più piccoline. Sono molto penalizzate in velocità massima, quindi non credo in quello che ha fatto, onestamente. Ah, beh, lui derapa con le GT3. Oh, a posto, scusami. Sei meglio di me, fra. Insegnami a derapare con le gomme da corsa. Cazzo. No, non posso minimamente frenare dove frena lui e la sua pesa di meno. Figa, come ho lisciato il muro. Dai, raga, non può andare così forte, non ci credo. È impossibile. Non conviene tentare il sorpasso, no, non conviene. Ci facciamo del male e basta. Bisogna saper aspettare il momento giusto. Figa, la stacca dopo i 100. No, raga, io non lo posso fare. Con questo mezzo non lo posso fare. Il discorso è che in velocità di punta dovrei avere di più. Cioè, come l'hanno fatto sto bilanciamento prestazioni? Cioè, stacca dopo, telaio della macchina migliore, pesa meno. Non lo so. Dovrei avere lo spunto in velocità, ma a quanto pare. Vedi che vado pure più largo. Peso di più, peso. Frenato come prima. Vabbè, va. L'ho lisciato. Ho colpito. Non lo riesco a prendere, raga. Girati. Ma che cazzo c'ha? La vince lui, la vince lui, la vince lui. Lo so già, lo so già, lo so già. Dai, mi accontento della seconda posizione. Occhio però, perché il terzo ce l'ho proprio dietro, eh. Non sono ammessi errori. No, non ce la faccio a prenderlo, raga. È più veloce. Ricordolo che non dovevo prendere, ma sono troppo stanco.
Avrà tutti i problemi di sottosterzo che ho io? Con un'auto così pesante, eh? Vabbè, raga, ma frena lui qui, eh? Occhio. Oh. Va bene così. Guarda quanto mi sta ragionando. No, dai, non è vero. Io posso non crederci. Ma guarda, ma come fa, raga, ad avere più motore della mia? Ma non è vero. Ma non ci credo. Non ci credo neanche se è vero. No. Cazzo. Ma ecco, ci stava il barbatrucco. È andata i box. No, a me basta la benzina. Ok. Adesso si spiega perché lui va più forte. Allora, consuma anche di più però. Ok. È l'unico che si è fermato. Allora può avere un senso il fatto che vada più forte. Però non abbassiamo le difese perché BMW è là dietro, che non vede l'ora di vederci sbagliare. Con calma, con calma. La prudenza mi porta ad andare più piano. C'è poco da fare, così anche nella realtà. Muro per forza. Perché, Mick? Perché è l'ultimo giro. Qualcosa deve succedere. Guarda, guarda. Oh, classico. Classico la Gran Turismo. Classico. Cioè, sto gioco non mi deve. Non mi deve insegnare nulla questo gioco. So già tutto. So già tutto. Allora, secondo me, per come sono consumate le gomme, si sente troppo il consumo. Cioè, non... c'è qualcosa che non mi convince, No, non mi convince. Assolutamente. Va bene così, però. Ce lo facciamo andare bene, ma non mi convince. Mi fanno male le caviglie, entrambe. Non ce la faccio veramente più, sono veramente tanto stanco. Porca troia. Allora. Minchia, 22 minuti di gara, eh. Tesa, 200.000 di ricompensa, va bene. Siamo quasi a 6 milioni di crediti. Andiamo subito su difficoltà. Eravamo naturalmente a difficoltà difficile. Ce l'abbiamo fatta in questo caso. È stata veramente tanto sudata, eh. E da quello che vedo non mi ha salvato il replay perché evidentemente ho finito lo spazio. Vabbè, niente, pazienza. È andata così. Peccato, avrei voluto vedere... non so, le sportellate che ci sono state lì nel misto. Fatemi sapere come avete affrontato voi questa GT Cup gruppo 3. Auto, difficoltà, visuale, periferica, aiuti. Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Per me è stata veramente tanto ostica. Il muro per me è quasi impossibile da non colpire in una pista del genere. È veramente, veramente tanto difficile. In ogni caso, io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto. Ci vediamo al prossimo video.